Buongiorno Di Pietro Gramellino, le onde del destino. Caro Emmanuel, caro Emmanuel, tu vivevi in Nigeria e ti eri sposato tua moglie e hai avuto anche un figlio. I terroristi di Boko Haram hanno fatto esplodere una chiesa e tuo figlio, i tuoi genitori e anche i tuoi suoceri sono morti. E sta minchia proprio, oserei dire, che sfiga. Allora tu hai guardato tua moglie e gli hai detto scappiamo, scappiamo. Soltanto che in Libia uno scafista ha picchiato tua moglie e ha fatto perdere il secondo figlio tuo che aveva in grembo. E poi hai fatto un viaggio incredibile fino in Sicilia e poi dalla Sicilia fino a Fermo con l'intento di voler farti una famiglia e finalmente farti un figlio. Ma a Fermo sei stato ucciso da un ultra della Fermana. Cioè una squadra che tu non puoi conoscere perché le sue partite non le trasmette neanche Italia 7 Gold. E lui ti ha ucciso perché hai voluto difendere tua moglie. Dalla storia di Emmanuel evinco una cosa sola. Ma quanto porta sfiga sua moglie. A domani con il buongiorno di Pietro Gramellino.